AI and 5G TV Week, nuovo appuntamento per parlare di intelligenza artificiale applicata, come vedete anche dal nostro titolo, nella supply chain. E noi abbiamo il piacere di affrontare questo argomento, lo ribadisco, sicuramente complesso, ma sempre più attuale a livello di azienda, a livello di imprenditoria, con due ospiti che ringrazio per essere qui con noi. Un saluto ad Andrea Danesini, founder di Movelog. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi, anche a Michele Grazioli, presidente Vedrai. Michele, grazie e buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, abbiamo questa mezz'ora in cui possiamo approfondire questo argomento che, come detto, insomma, è sicuramente sempre più attuale man mano che si va avanti, e poi insomma con il contesto generale, insomma con il Covid, eccovi qua, vi vedo anch'io adesso, con il Covid e con i nuovi lockdown sicuramente offre ulteriori motivi di spunto. Allora, partiamo dal concetto di intelligenza artificiale, AI, Artificial Intelligence. Cerchiamo di capire innanzitutto che cos'è realmente e quali sono, come appunto dice il nostro titolo, le possibili applicazioni della stessa in ambito supply chain. Michele, partiamo da te. Ok, allora, l'intelligenza artificiale è un sistema informatico che è in grado di imparare da solo a compiere un certo tipo di azioni, quindi io lo spiego sempre con la metafora della carbonara. L'informatica tradizionale è la ricetta per fare la carbonara, quindi io ho una serie di ingredienti che sono i miei dati in input, ho l'idea di quello che voglio ottenere alla fine, quindi del mio piatto finito, la mia carbonara. L'informatica tradizionale non è altro che la ricetta, quell'insieme di passaggi, procedure per trasformare gli ingredienti iniziali nel piatto finale. Occhio che è pericoloso parlare di carbonara alle 10 del mattino, specie con chi non ha fatto colazione. Io ti do il cartellino giallo, ovviamente scherzo. L'intelligenza artificiale invece, diciamo, è un approccio un po' diverso, nel senso che interviene tutte quelle volte dove non esiste uno chef che ha già codificato la ricetta, quindi parte dall'avere una lista di ingredienti possibili, assaggia una serie di piatti e da solo riesce a approssimare quella che è la ricetta per passare dagli ingredienti al piatto che voglio ottenere. Chiaramente questa ricetta poi la potrà utilizzare nuovamente su quegli ingredienti. Quindi, chiaro, essendo un sistema in grado di imparare autonomamente come risolvere dei problemi partendo da quelli che sono i dati di contesto e quelli che sono dei risultati finali, può essere utilizzata in applicazioni aziendali per riuscire a trovare delle relazioni di causa-effetto tra delle situazioni che sono successe come risultato e dei dati che raccogliamo ormai da fonti più svariate come sensori e così via. Quindi per poter immaginare delle applicazioni che coinvolgano anche il mondo della supply chain, a me viene in mente la manutenzione predittiva. Cioè, la manutenzione predittiva è quell'insieme di metodologie che permettono di fare manutenzione ad un pezzo appena prima che questo pezzo si rompa, o eventualmente capire quando sostituirlo prima che sia troppo tardi. Come può essere efficace la manutenzione predittiva? Chiaramente la manutenzione predittiva diventa efficace nel momento in cui io riesco a rilevare il danno al componente in un lasso di tempo che è superiore rispetto al lead time di approvvigionamento. Cioè, beh, è abbastanza simile, scusami se ti interrompo, ma è abbastanza simile al concetto poi del film con Tom Cruise, no? Che intervenivano prima che il delitto si compisse in qualche modo. Sia il concetto sostanzialmente è quello lì. Sì, sì, cioè il concetto è molto simile e diciamo che rende ancora più strategico essere collegati con dei fornitori che siano dei fornitori ad un livello successivo, quindi quelli che potremmo considerare partner, perché è chiaro che l'avere a disposizione sempre dei dati relativi alle giacenze in magazzino dei fornitori su certi pezzi, su certi componenti ed eventualmente anche i lead time, le disponibilità di approvvigionamento, ci permette di fare un sistema che effettivamente massimizzi quelli che sono poi gli obiettivi di redditività dell'azienda o dell'impianto produttivo.
Allora, vado da adesso Andrea Danesini, founder di Movelog. Il momento di grande emergenza che stiamo vivendo ha portato a un aumento esponenziale, insomma, del livello di complessità in cui gli operatori in generale, i lavoratori in generale, ma anche gli operatori della supply chain si trovano a operare. In questo contesto, di che cosa questi operatori hanno realmente bisogno? In che modo ovviamente l'intelligenza artificiale può intervenire in risposta alle criticità, insomma, che stanno vivendo. Michele ha fatto un esempio chiaro su come si può applicare l'intelligenza artificiale e su come si sviluppa, su come impara, diciamo così, anche a sua volta a scegliere qual è la soluzione migliore. Adesso siamo in un momento di complessità probabilmente mai vista, come dicevo in apertura, è il periodo di Covid, è il periodo di lockdown. Come quindi l'intelligenza artificiale può aiutare appunto gli operatori che evidentemente hanno anche nuove esigenze, nuovi bisogni? Sì, dunque, in questo momento esatto, che l'intelligenza artificiale possa intervenire per poter supportare l'attuale situazione, non avendo ancora imparato a poter risolvere una serie di dati, di poter elaborare una serie di dati e proporre delle soluzioni, difficilmente possiamo pensare che in questo momento sia l'intelligenza artificiale a dare delle risposte. Però la situazione attuale ci può insegnare veramente molte, molte cose. La prima di queste è che noi abbiamo una complessità di dati che già vengono gestiti, tutte le aziende hanno una complessità di dati e una variabilità degli stessi enorme. In particolare la supply chain ha una catena di fornitura e quindi ha una serie di dipendenze, di situazioni causa-effetto interrelazionate tra loro che determinano che i risultati alla fine che noi vorremmo ottenere e che il nostro normale sistema ERP ci dice che verranno ottenuti in base agli input che gli abbiamo dato, sistematicamente non si rivelano corretti, proprio perché è talmente enorme la mole di dati e la variabilità degli stessi che difficilmente si raggiungono gli obiettivi che ci si sono prefissi il giorno prima nel piano di produzione o nell'impostazione dei flussi dei dati e dei materiali. Cosa significa questo? Addirittura quando arriviamo in momenti critici, come può essere questo il caso, la varianza dei dati aumenta ulteriormente e quindi questo insieme di cose determina che i risultati in output che tu ti prefiggi diventano praticamente irraggiungibili, manca personale, i camion non arrivano, il fornitore è in ritardo, le scorte sono diminuite. Tutto questo determina una serie di problemi e di incapacità previsionale su quello che accade. Come potrebbe aiutare l'intelligenza artificiale? Cioè, qual è il desiderio che in realtà, secondo me, l'impresa ha e forse non ha ancora capito di avere per poter risolvere alcuni dei suoi problemi, è quello di avere un supporto decisionale che in base all'output desiderato mi permetta di definire come allocare i miei input. Rendiamo la cosa un pochino più semplice. Se io voglio ottenere una determinata produzione, quantità, qualitativa, tempistica, ho all'interno una serie di input, tot numero di operatori, tot numero di camion, tot numero di materiali, ok? Cosa succede? Che in realtà poi questo cambia giorno per giorno e quindi servirebbe un supporto, e in questo Michele è piuttosto bravo, servirebbe un supporto decisionale all'operatore, in realtà alla direzione, che permetta di definire come riallocare all'atto degli effettivi accadimenti, come riallocare nel modo migliore le risorse per massimizzare quel determinato output che noi abbiamo come desiderio. Questa ripianificazione inizialmente non sarà particolarmente perfetta, ovviamente avrà degli errori, poi tutto questo è un sistema che all'interno dell'intelligenza artificiale si ricollega ai temi della loss function, quindi della differenza tra il previsto e ciò che in realtà accade. E questo sistema poi piano piano, poi neanche tanto piano perché i temi del piano piano dell'intelligenza artificiale sono collegati alle generazioni che sono ore, giorni e non millenni o anni. Tutto questo determina che l'intelligenza artificiale, che dovrebbe avere un imprenditore che pensa di lavorare dal 2020 in avanti,
lo supporta a prendere delle decisioni pesate su quello che è l'output desiderato, cioè se voglio produrre tot con risorse che in realtà mi sono state limitate dalle contingenze. Ecco, certo. In una situazione come questa, se l'intelligenza artificiale fosse stata installata e progettata in maniera corretta all'interno delle aziende, probabilmente avremmo avuto risultati sorprendenti. Quanto era concordata la frase in questo, Michele è bravissimo, da 1 a 10? Qualche pranzo. Ah, ok. Qualche chiacchiera. Va bene, dai, ci sta. D'altronde hai iniziato lui con la carbonara, quindi giusto che fosse il pranzo, insomma, la catena, insomma, che collega le due esposizioni, diciamo così. Allora, scherzi a parte, ma giusto, insomma, farlo col sorriso questo... farla col sorriso questa chiacchierata. Parliamo adesso, e questa è una domanda che faccio a entrambi, quindi torno da Michele, ma poi voglio sentire anche Andrea cosa ne pensa. L'intelligenza artificiale, stando al ragionamento che ha fatto Andrea, sostanzialmente spiana la strada, quantomeno la speranza, l'idea, l'obiettivo è quello per l'organizzazione, per il potere decisionale, in modo che possa avvenire in maniera più virtuosa e anche in maniera più veloce, dato che in questo periodo, ma qui non mi riferisco al Covid, mi riferisco proprio al tipo di società che si sta venendo a creare, la velocità è tutto sostanzialmente. E allora, quindi, intelligenza artificiale, organizzazione, potere decisionale, insomma, organizzazione di quello che viene chiamato il workflow. In che modo, nello specifico? Michele, partiamo da te. Sì, allora, per riuscire a introdurre questo argomento è importante capire una cosa, nel senso che le decisioni prese in ambito aziendale vengono prese quasi sempre con un obiettivo, quindi un obiettivo che nel giro di qualche settimana, qualche mese, qualche anno misurerò a livello numerico, quindi con i cosiddetti KPI o indicatori di performance. Questo è molto molto favorevole come terreno per l'intelligenza artificiale, perché mi permette di fare l'addestramento di cui parlava prima Andrea con un obiettivo ben specifico. Nel nostro caso, diciamo, per il processo decisionale, cosa succede? Che un imprenditore, un manager, quando prende delle decisioni con l'idea di massimizzare un obiettivo, quindi massimizzare la redditività, tiene in considerazione un numero di variabili che è esiguo, quindi diciamo tra le 35 e le 40 se è un bravo decision maker. Un'intelligenza artificiale è in grado di tenerne in considerazione qualche decina di migliaia, poi anche qualche centinaia, ma non siamo ancora a quel quantitativo di dati generati a livello aziendale. Quindi questo cosa permette all'atto pratico? Permette la valutazione dell'impatto di alcune decisioni che vogliamo prendere sugli indicatori principali, quindi che impatto avranno sul fatturato, sulla marginalità, sulla soddisfazione dei clienti, prima di prenderle. E in un contesto così variegato, così instabile come quello che stiamo vivendo, ci permette anche di valutare all'interno delle decisioni che prendiamo delle variabili che siano esterne, quindi per tornare all'esempio della carbonara, che a mezzogiorno si avvicina sempre di più, è impensabile che la ricetta della profittabilità aziendale non includa anche degli ingredienti che non trovo all'interno della mia azienda, quindi okay. Il Covid per dirne uno che ci sta dando problemi da diversi mesi, ma anche i DPCM, ma anche il costo del denaro, anche la concorrenza e così via. Quindi l'intelligenza artificiale, permettendoci di macinare tutti questi dati e permettendoci di metterli in relazione con quelli che sono gli obiettivi dell'imprenditore, con quelli che sono gli obiettivi dell'azienda, ci permette di valutare le nostre decisioni in modo molto più tranquillo. Io quando sono partito ormai più di 10 anni fa, ero partito da un'idea molto semplice, cioè l'idea da cui ero partito è quella che quando prendiamo una decisione, finché non sappiamo il reale risultato di questa decisione, il reale realizzarsi di questa nostra scommessa, allochiamo una parte della nostra RAM, diciamo una parte del nostro cervello, a pensare continuamente a cosa sarebbe successo se io avessi fatto altro. Sono assolutamente, cioè condivido questo aspetto, effettivamente è così. E quindi l'intelligenza artificiale, prevedendo quale sarà l'impatto, ci permette di avere il cervello più libero e quindi anche, filosofeggiando un po', di guadagnare un po' il tempo che stavamo dando a questo pensiero. E quindi
secondo me l'intelligenza artificiale su questo aspetto può giocare un ruolo veramente cruciale. Insomma, è come se io mi facessi la carbonara normale, intanto che la mangio dico, ma se ci avessi messo la panna, tanto non lo dico a nessuno, magari sarebbe stato più buono, insomma. Questo aspetto magari viene in qualche modo ottimizzato, insomma. Sentiamo allora cosa ne pensa anche Andrea, su questo fronte, appunto stiamo parlando di come l'intelligenza artificiale riesce a spianare la strada sia per l'organizzazione e sia quindi conseguentemente anche sul potere decisionale. Sì, io mi faccio sempre questa domanda in queste situazioni, no? Nel momento in cui abbiamo un certo livello di criticità in azienda perché qualche accadimento sta facendo andare le cose come non dovevano ed è tendenzialmente nelle aziende italiane una cosa che può accadere, non dico quotidianamente ma quasi, che ci siano dei problemi lungo la catena di fornitura, sì. A questo punto qualcuno deve prendere delle decisioni basandosi sulla limitata quantità di dati che ha in mano e a disposizione in quel momento. Cosa succede? Che il responsabile di produzione chiaramente tenderà a dire no, noi continuiamo la produzione almeno di questo lotto perché in questo modo noi massimizziamo la convenienza in termini di costo unitario. Il responsabile commerciale a sua volta dirà no ragazzi interrompete la produzione perché ho bisogno che mi mandiate questo bancale avanti prima possibile. Il responsabile della logistica dirà no signori guardate che io ho un container là fuori che sta aspettando che venga caricato perché poi parte per la Cina. Benissimo, in questa situazione tutti hanno una serie di informazioni che devono condividere in tempi che abbiano un senso e non sempre succede e prendere delle decisioni e a quel punto c'è il direttore che sulla base delle informazioni a sua volta limitate che riceve da parte delle diverse funzioni dovrà prendere una decisione più o meno ponderata in base alle sue capacità e alla mole di informazioni e alla correttezza delle informazioni che ha ricevuto in quel momento. Ecco, l'intelligenza artificiale ha sicuramente un grande vantaggio che è quella di poter eventualmente stabilire delle regole in base alle quali, perché chiaramente ragiona su numeri e regole che vengono impostati, sulla base delle quali ad esempio possiamo dare un peso o dei pesi di decisionali collegati all'output che vogliamo desiderare. Ad esempio, vogliamo massimizzare il profitto per l'azienda, con ogni probabilità la scelta sarà di un tipo. Vogliamo minimizzare i costi di questa situazione, la scelta potrebbe essere di un altro. Vogliamo minimizzare il lead time, perché in questo momento la cosa più importante è minimizzare il lead time, l'allocazione delle risorse sarà ancora quella di un altro tipo. Quindi lavorando su parametri oggettivi e poi eventualmente potendo intervenire perché l'uomo rimane, la direzione rimane nella valutazione, ma ha un quadro chiaro di quello che succederà nel momento in cui deciderà di allocare le risorse in un modo o in un altro, perché questo gli dirà il sistema di intelligenza artificiale adeguatamente formato, gli dirà esattamente che cosa succederà nel caso 1, nel caso 2 o nel caso 3. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti scarsi e possiamo in qualche modo provare a guardare al futuro, come spesso ci capita, insomma, nella quella che possiamo considerare l'ultima parte del nostro dibattito e in generale delle TV Week che organizziamo qui sulle fonti TV. E quindi, domanda che rivolgo sempre a entrambi, cerchiamo di focalizzare gli sviluppi futuri e le nuove frontiere nella supply chain, sicuramente con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Io ho una sigla, ad esempio, che sicuramente voi riuscirete a spiegare meglio, e cioè Industrial Internet of Things. Non so se poi la pronuncia è IOT o IIoT. Sta di fatto che comunque può essere questo il punto di partenza, e qui torno. Anzi, facciamo così, rimaniamo da Andrea e poi con Michele chiudiamo, insomma, comunque rimango da Andrea Danesini, ricordo, è founder di MoveLog. Allora, sviluppi futuri e nuove frontiere nella supply chain. Lo spunto IoT è molto interessante. Allora, noi pensiamo all'intelligenza artificiale come a un cervello, no? Che è in grado di elaborare una serie di informazioni, definire
analizzarle, sintetizzarle e definire delle correlazioni tra tutti i dati che le arrivano e quindi poi alla fine dire qualche cosa. Ecco, la nuova frontiera che ci si aspetta è che questo cervello non rimanga più da solo, e in parte su certi progetti so che è già stato fatto, è già stato portato avanti, è dotare questo cervello dei sensi, cioè chiaramente non come gli uomini, ma di permettere di raccogliere in real time determinate informazioni dall'ambiente esterno. I sensi, in questo caso, collegandosi alla presenza di una rete 5G futura e alle reti Wi-Fi interne agli stabilimenti, agli SCADA che trasmettono dati, eccetera, possiamo creare una serie di sensoristiche che vanno a prelevare i dati sul campo, direttamente i dati fisici e poi chiaramente trasferendoli in numero per l'intelligenza artificiale. Questo crea veramente i sensi al nostro cervello, che in questo momento, in questo modo, riesce in tempo reale a acquisire delle informazioni e a ridefinire quelli che sono gli obiettivi, l'output che ha davanti a sé il direttore, per sapere che cosa sta succedendo. Viene subito a sapere che in caso sia accaduto qualche cosa e l'intelligenza ottenga immediatamente questa informazione, può rielaborare il dato di output dando eventualmente dei, chiamiamoli così, consigli correttivi per poter riorganizzare la produzione o comunque la catena di fornitura in maniera corretta. Quindi la nuova frontiera, dal mio punto di vista, sarà sicuramente quella di dotare di sensi un'intelligenza artificiale non narrow, quindi non specializzata a fare una cosa, a riconoscere per esempio l'immagine, ma un'intelligenza artificiale più elaborata e più complessa, che ha necessità di moli di dati estremamente differenti e soprattutto in tempo reale per poter permettere di prendere decisioni estremamente tempestive, perché il contesto attuale del mondo parla di ormai competizione tra supply chain, no? Diversi modelli organizzativi comportano la realizzazione degli obiettivi della crescita delle imprese a seconda anche della correttezza del modello di supply chain che viene applicato. L'integrazione di intelligenze artificiali e poi di sensoristica ad essa collegati per elaborare in tempo reale le informazioni, secondo me, è il futuro più probabile. Dotare di sensi l'intelligenza artificiale è uno dei passaggi del discorso che ha fatto Andrea. Michele, sei d'accordo? Sì, io sono molto d'accordo su questo aspetto, perché contrariamente a quanto si pensa, la matematica, gli algoritmi dietro l'intelligenza artificiale non sono una scoperta moderna. Diciamo che le reti neurali hanno una cinquantina d'anni, più o meno quelli che ho io, e quindi qual è il motivo per cui ne stiamo parlando tutti e stiamo cominciando a utilizzarle solo adesso? Il motivo principalmente è duplice, ma è collegato. Il primo riguarda la mole di dati che abbiamo a disposizione. A me ha fatto impressione la prima volta che ho sentito parlare del tempo di raddoppio. Cioè, tempo di raddoppio è il tempo necessario, nel caso dei dati, per generare la stessa quantità di dati che era stata generata dal momento prima fino all'inizio dell'umanità. Nel 2018 il tempo di raddoppio era di un anno, quindi vuol dire che dal 1 gennaio 2018 al 31/12/2018 l'umanità ha prodotto lo stesso quantitativo di dati che aveva prodotto dal 31/12/2017, tornando indietro all'inizio della storia dell'uomo. E già questo è impressionante. È ancora più impressionante sapere che nel 2030 il tempo di raddoppio sarà di mezza giornata, quindi in mezza giornata produrremo lo stesso quantitativo di dati che si era prodotto fino a quel momento. Chiaramente non li potremo salvare tutti, li dovremo rielaborare. Però visto che l'intelligenza artificiale impara dai dati qualche trend, impara dai dati qualche tendenza, è ovvio che più dati io metto a disposizione, più queste tecnologie possono imparare. Il secondo aspetto, che in realtà è molto collegato, riguarda il costo dell'elaborazione di questi dati. Se negli anni 70-80 per un cluster di server servivano milioni di dollari, adesso su AWS, su Azure o su altri sistemi come questi, con poche decine di dollari si riesce ad estrarre
una rete neurale che può avere un'applicazione aziendale reale. Quindi, parlando di ritorno sull'investimento, è chiaro che se il ritorno quello è, o anzi è crescente di giorno in giorno perché i dati sono superiori, l'investimento diventa esponenzialmente più basso ogni giorno che passa. E questo si lega un po' anche a quello che sarà il futuro all'interno della supply chain, perché dipenderà tutto da quanti dati le aziende vorranno condividere con i propri partner e con la propria catena di fornitura. Perché più dati si riescono a condividere, più è chiaro che si riesce ad avere un'ottimizzazione. Ma i dati sono un po' il petrolio, il valore di un'azienda, e le aziende stanno cominciando a diventare sempre più gelose delle informazioni che sono riuscite prima di tutto a produrre e soprattutto a salvare e rielaborare. Quindi qui si giocherà un po' la partita anche riguardo a l'IoT e così via. Cioè, è vero quelli che riesco a produrre, è vero quello che riesco a elaborare, ma soprattutto la scelta strategica sarà quelli che vorrò condividere con i miei partner, perché è chiaro che più ne condivido, più riesco ad avere un ritorno, ma dall'altra parte sto condividendo parte del mio valore aziendale. Io sono per la piena condivisione, ma forse sono un po' di parte. Ok, anche Andrea è di parte da questo punto di vista? Sì, in realtà è molto difficile, è difficile far condividere i dati obiettivamente alle imprese, però è anche possibile obiettivamente anonimizzarli in maniera abbastanza intelligente o aggregarli in modo tale che non siano, come dire, agilmente leggibili persino dai propri collaboratori o dalle aziende partner. L'importante è che quei dati poi in qualche maniera fotografino quello che è necessario sapere per poter eventualmente prendere le decisioni migliori. E allora, grazie a Andrea Danesini, founder di Movelog, e a Michele Grazioli, presidente Vedrai. L'augurio ovviamente che il vostro pranzo con cui vi siete in qualche modo messi d'accordo possa tornare a esserci presto, dato che insomma viviamo in un periodo proprio da oggi, insomma, di lockdown purtroppo, e quindi insomma la situazione è questa, ma è anche un modo che ci ha aiutato, è anche un contesto che ci ha aiutato ulteriormente a approfondire e ad analizzare l'argomento che abbiamo affrontato oggi, che è appunto quello dell'intelligenza artificiale applicato alle supply chain. Dunque, grazie ad Andrea Danesini, founder Movelog, e a Michele Grazioli, presidente Vedrai. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. A presto. Noi ci fermiamo per un breve break pubblicitario, al rientro riprendiamo le redini della nostra diretta seguendo i mercati, seguendo le elezioni americane, seguendo i dati macroeconomici che sono stati pubblicati poco fa, insomma riprendiamo la diretta delle fonti TV a tra poco.